Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vi presento il nuovo Sony Xperia P. Il nostro caso è ancora marchiato Sony Ericsson, ma questo smartphone insieme agli altri due comporrà la prima serie a marco unico Sony. Si tratta di uno smartphone Android di fascia media. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, abbiamo una piattaforma dual core da 1 GHz, 1 GB di memoria RAM, 16 GB di spazio di archiviazione. Lo schermo è da 4 pollici, risoluzione di 960x540 pixel. Fotocamera da 8 megapixel con sensore XMOR coadiuvata da un flash LED. Per quanto riguarda la connettività è completo, Wi-Fi, Bluetooth e anche Near Field Communication. Uscirà con Android 2.3 ma è già previsto l'aggiornamento a 10S. Vediamo un nuovo design per questi terminali, è molto pulito, abbastanza squadrato e il carattere distintivo è soprattutto questa fascia trasparente nella parte inferiore che può cambiare anche colore di illuminazione. Il design è nuovo, ma il layout è quello classico, full touch, quindi con lo schermo che occupa l'intera facciata anteriore. Qui sopra vediamo il sensore della fotocamera insieme ad alcuni sensori ambientali, i tre tasti a sfioramento per l'interazione con il sistema operativo. Nel bordo superiore abbiamo il jack da 3,5 mm per l'audio, nel bordo sinistro il vano per la scheda micro SIM, porta micro USB e micro HDMI, mentre nel bordo opposto abbiamo il bilanciere del volume, tasto di accensione e standby e il tasto di attivazione e uso della fotocamera. Nella parte posteriore il sensore della fotocamera. Vi ringrazio per averci seguito, appuntamento alla prossima preview.